Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su GTA San Andreas e continuiamo le missioni. Abbiamo qui di fronte a noi subito il punto dove cominciare la nostra missione. Siamo nuovamente da Cesar, ragazzi. Allora, vediamo che cosa ci fa fare quest'oggi. Guardiamoci il filmatino e vediamo cosa da dirci. Eccola, chi è? Chi è questo? Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing, calmati bello. She probably won't get one time involved until it turns up. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. Bene. You know what? I think I got an idea. Ok, ragazzi. Saliamo in macchina. Quest'auto è stata modificata per usare le strisce chiodate. Che figata! Ok, andiamo subito. Entriamo dentro. Che figata! No, non questa, cacchio. Dove cacchio entri in questo rottame? Entra in questa. Le strisce chiodate. Ne abbiamo tre. Allora. Hai solo tre strisce chiodate a disposizione. Bene. Ok, quindi in poche parole dovremmo... Dai, ma perché ti butti da questo lato? Allora, dobbiamo praticamente raggiungere il punto con il triangolo rosso. Cacchio. Dobbiamo raggiungere il punto con il triangolo rosso dove sicuramente dovremo sorpassare l'auto in questione per poi... Vediamo se è la strada giusta questa, ragazzi. Io faccio così. Ok, proviamo di qua, ragazzi. A tutto gas. A tutto gas, ragazzi. Ma le strisce chiodate, come cacchio le azioniamo? Ah, sopra in alto a sinistra. Ok, le vedo. Ne abbiamo di strada da fare. Comunque va anche abbastanza veloce questa macchina. Non è male. Attenzione. Non distruggiamola, soprattutto sta macchina. Ok, andiamo qua a sinistra. Vai che ti faccio vedere io come si guida, come si raggiunge questa macchina. Pivello. Ok, facciamo un taglio. Senza finire in acqua, possibilmente. Eccolo qui davanti a noi. Ok. Ma è un bagaglio di macchina alla fine, ragazzi. C'è tutto sto casino per sto bagaglio di macchina. Ok. Striscia chiodata. Entra nel veicolo. Ciccia, non rompere le palle te, eh. Dammi la tua macchina. Eccola, telefono in questo momento. Ok. Alla grande. Ok, careful with that bunch of repair shit. Nasty stuff. Will do. Later, man. Bene, ciccio. Macchina recuperata. Cosa succede? Non dobbiamo guidare? Ok, riporta la macchina al garage. Ah, ha cambiato le gomme così. Ma dai, dove la trovate le gomme? Ok. Riportiamo la macchina al garage, ragazzi. Beh, direi che è stata una missione abbastanza facile questa. Non distruggerla. Proviamo a spingerla un po' questa macchina, cercando di non ammaccarla però. Ci provo, ragazzi. Vediamo. Frena mano. A tutto gas. Tagliamo le curve come se fosse un vero e proprio circuito. Attenzione. Attenzione. Oh, il trattore. A qualsiasi ora del giorno ci sono sti cacchio di trattori, eh. Beh, sono le 6 del mattino, dai. Sono anche nella loro fascia oraria, in effetti. Da bravi contadini. Attenzione, su due ruote, quasi.
per evitare il contatto con le altre auto. So che potrei portarla anche demolita la macchina, perché non abbiamo nessuna energia che cala in base a quello che è la demolizione. Però è giusto come una sfida personale guidare tirandola un po' senza ammaccarla. Così ci prendiamo un po' la mano, ragazzi, che ci torniamo a fare un po' di riscaldamento alla guida di questi bolidi. Oh, eccolo qua. Proseguiamo. Attenzione agli sbirri. Attenzione, guardatelo. Fanno di tutto per intralciarci la strada, eh? Ma proprio di tutto. E noi tagliamo di qua, ragazzi. Attenzione. Ci siamo. Stavamo per sbattere contro il palo, eh? Ok. Ok. Manca un fanale. Ma che cos'è sta cosa? Non ho neanche sbattuto. Ok, bene, acquisito, perfetto. Ecco, questa proprietà genererà utili per un massimo di 8.000 dollaroni. Assicurati di passare regolarmente. Certo che ci passo, vai tranquillo ciccio. Più altri 5 bei 1.000 dollaroni che ci siamo guadagnati in questo momento. Ok, adesso ragazzi, al posto di concentrarci tutto sulle missioni, volevo fare quello che ho detto l'altra volta. Allora, l'altra volta siamo andati a mangiare. Questa volta andremo a farci un pochettino di palestra. Quindi andiamo nella palestra più vicina e facciamoci un po' di allenamento. Un po' del sano allenamento, ragazzi. Cominciamo camminando. Posso di prendere la macchina per andare verso la palestra. Cominciamo già da subito a riscaldarci. Cioè, andiamo a fette. Attenzione. Tagliamo il più possibile, perché sì, vogliamo andare a fette, siamo atletici, ma non fino al punto di dover fare troppa strada. Ok, così noi il tapir lancio lo siamo già fatti, adesso andremo lì e andremo a fare un po' di sana panca per aumentare le nostre braccia e il nostro petto e far tornare CJ in forma. E guarda questo, in forma più che mai. Ci siamo quasi, attraversiamo la strada col rosso, noi attraversiamo, perché siamo in GTA. Tutto è possibile, ragazzi. Di qua se tagliamo no, Attenzione, attenzione. Mamma mia che corsa che abbiamo, Cioè, dura tantissimo, Avete notato? Cioè, non ha dato nessun segno di calo. Ok, siamo dentro la palestra. Ah, bello. Dai, facciamoci un po' di mazzate con queste, dai. Vuoi allenarti con il tuo maestro? Certo che voglio allenarmi, ti spacco il culo. Ok, vorrei spararti sinceramente, però ok, qual è il problema? Perché non ti vuoi allenare con me? T'ho detto di sì. Ah, sono debole, va bene, ok, ok, facciamo un po' di panca. Cominciamo gradualmente, facciamo 50 kg, gradualmente, insomma, cazzo, forse 50 kg sono veramente molti. Però noi ci proviamo lo stesso, dai ragazzi. Ok. Che sforzo, speriamo che non ci scorreggi questo. Ok. Quindi? Ripetizioni 2. Non ce la puoi fare? Qual è il problema, ciccio? Oh mamma mia. Dobbiamo calare veramente. Dobbiamo calare veramente. Ok. Peso 50 kg. Peso veramente pochissimo. Quindi facciamo una cosa. No, non ci posso credere, ragazzi. Ok, facciamo questi, dai. Qui però mettiamo 10 kg, il minimo. Proviamoci. Mamma mia. Non ce la puoi fare, ciccio. Non so se è il motivo. Oppala. Oh. Dai, fai qualche ripetizione. Fai qualche ripetizione. 3. Vai, che la prima lineetta di muscoli sta per aumentare. Ancora. Vai, CJ. CJ, CJ, allora, ok, niente, non ci dà ascolto, 9 ripetizioni, dai, continua, 10 ripetizioni, fino a sfiancarti, ok, ecco che i muscoli cominciano ad avere un po' di forma,
Però sicuramente a breve ci dirà che abbiamo raggiunto il nostro allenamento quotidiano. Perché anche in questo gioco, come nella realtà, ragazzi, ci vuole costanza. E il risultato è quello che avete appena visto. Non ho avuto abbastanza costanza per la palestra. Un po' come dal vero, in realtà. Ok, 20 ripetizioni, 21 ripetizioni. Ok, basta, usciamo. Adesso, andiamo a farci un po' di panca. Guarda, guarda, come si atteggia subito. Ehi, che sei uno stecchino ancora. Allora, questo non possiamo fare. Tu, con un po' di allenamento, me lo permetti? Sei come l'erba appassita. Ma ti sei visto tu che fai cagare proprio? Oh mamma mia. Non te reggi in piedi, non te reggi. Ok, facciamo 20 kg di punk, ragazzi. Cominciamo sul leggero, va. Facciamo le cose veramente gradualmente. Ok. 1. 2. Forse 2. 2. I muscoli aumentano. I muscoli aumentano. 4. Vai. 5. Vai. 6. 7. Dai, che ci arriviamo a 10, dai. 8. 9. Vai che ce la fai. Ok, direi che abbiamo raggiunto il nostro. Sta continuando, è veramente molto motivato il nostro CJ. 15. 16. Hai raggiunto il limite per oggi. Torna domani. In poche parole, torna a casa Alessi. Ok. Bene ragazzi, allora, per oggi abbiamo completato questa partitozza GTA, ci siamo fatti una missione, abbiamo rubato il veicolo, è andata anche abbastanza bene, qui siamo in palestra, comincia il nostro allenamento, prossima volta, prima di una missione o dopo la missione, andremo a mangiare, così facciamo un po' alternato ragazzi, facciamo palestra e cibo, mentre facciamo le missioni, così magari riusciamo a farcele più tranquillamente, senza dover sbatterci in un video intero a fare tutte queste cose. E niente ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video.